Arriva dunque anche la possibilità di installare la nuova tastiera di casa Google, l'Android L Keyboard. La possiamo trovare tranquillamente sul Play Store, un'app totalmente gratuita che ci permetterà di godere appieno l'interfaccia della nuova tastiera appunto di casa Google e di Android L. Non è chiaramente la pick-up ufficiale della casa madre, ma è una pick-up sviluppata da sviluppatori di terze parti. Chiaramente vi lascerò il link all'interno del video. Tastiera che devo dire si comporta molto molto bene, si può installare su tutti i dispositivi Android, quindi non avrete nessun tipo di problema nell'andarla a installare anche nei vostri dispositivi, quindi non c'è bisogno di Android L, chiaramente. La tastiera, come potete vedere, si attiva attraverso le impostazioni. Ci basterà poi andare a cliccare sul menu dell'applicazione stessa e per attivare questa nuova interfaccia, quindi questo nuovo layout, bisognerà entrare nelle impostazioni avanzate. Una volta entrate nelle impostazioni avanzate della tastiera, bisognerà schiacciare combinazioni di colori e andare a premere su Material. Una volta cliccato su Material, possiamo tranquillamente tornare indietro e possiamo andare ad aprire, per esempio, un link a caso per vedere come arriva il nuovo layout di questa bellissima tastiera. Andiamo a zoomare un attimino per vedere anche questo nuovo layout. Tastiera che devo dire funziona molto molto bene, sempre fluida. Mi piacciono soprattutto gli spazi perché si può scrivere molto velocemente, per esempio www.repubblica.it. Si scrive molto bene. Abbiamo l'implementazione swipe per questa bellissima tastiera. Come potete vedere, abbiamo anche la possibilità di andare ad utilizzare l'interfaccia swipe, possiamo andare a vedere i tasti in seconda funzione. Quindi un nuovo layout per questa nuova keyboard implementata da Android L. Sicuramente un plus da andare a provare, visto che è gratuita, disponibile all'interno del Play Store. Cliccate mi piace se vi è piaciuto il video, condividetelo sui vari social network e da Wes86 un saluto per questo weekend. Ci sentiamo al prossimo video.